Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ed episodio della serie di Slime Racers. Allora, siamo nuovamente qui nel nostro ranch pieno di slime. Questi che non hanno prodotto cacchina, accidenti a loro. Ma andiamo avanti. Per un nuovo episodio. Allora, vi ricordo prima di tutto assolutamente di iscrivervi al canale se non ancora non l'avete fatto, mi raccomando, e attivate le notifiche per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Perfetto, qua la petta sta funzionando, sta portando il cibo qui e noi svuotiamo la cacchina. Dicevo, attivate le notifiche per essere sempre aggiornati su ogni nuovo video ed episodio della serie di Slime Racers. Lasciate un bel like, commentate, condividete assolutamente video e canale, mi raccomando, mi raccomandus. E diamo un po' d'acqua a questa petta così, ok, siamo sicuri che continuerà a lavorare. E mi sono perso perché sto facendo le cose un po' a tratti, quindi non ricordo dove cavolo era arrivato a fare l'introduzione, quindi ok, sì. Ci sono anche altri contenuti che potete trovare oltre a Slime Racers sul mio canale, Minecraft, Naruto, One Piece e quant'altro, quindi fate un salto, magari troverete qualcosa di interessante che non ho detto, elencato poco fa, e mi supportate così. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi direi di occuparci un attimino dei nostri slime, di fare su qualche soldino, perché siamo un po' poverelli in questo momento. Sono partito da in fondo di là per venire verso di qua e proseguire con la nutrizione. Allora, questo che tra l'altro mi servono. Allora, tu mangi vegetali e carne, quindi questo dovresti mangiarlo in teoria, giusto? Ok, gli sparo dentro tutto questo che non mi serve, perfetto. E raccogliamo già un po' della sua cacchina, visto che ho svuotato uno slot del piccolo inventario che abbiamo, e 50, perfetto. Voi invece mangiate le Q-berries perché fate cacchina doppia con quelle. Allora, te lo butto qui dentro e possiamo metterlo a 2. Ok, e le ultime ve le sparo direttamente dentro perché mi voglio liberare l'inventario, è inutile che me le porti in giro. E svuotiamo anche questo. Ok, ci siamo quasi. Allora, adesso andremo a rivendere questa, aio, l'esplosione, a rivendere questa cacchina, tranne magari il Quantum Pro, tranne la cacchina radioattiva magari, e quella forse potrebbe servirci. Va bene, vediamo tutto, abbiamo bisogno di soldi, vendiamo tutto quanto, poi in caso la cacchina quantistica la recuperiamo poi se ci serve. L'unica che non vado a vendere è la cacchina rosa, perché quella serve praticamente sul crafting di tutte le cose possibili e immaginabili. Ah, a proposito, vediamo un po' che cosa vuole. Ciao Mochi Miles, vediamo un po' che cosa vuoi tu. Ah, l'ho appena dato via. Va bene, adesso me li riprocuro. Quindi abbiamo bisogno di cacchina qui, facciamo anche questo, e devo andare a sperare che ci sia del Quantum Pro. Me ne basta uno, non dovrebbe essere un grosso problema, anche se vediamo qualcosa da mangiare, e poi mi porto via tutto questo. Andiamo a vedere se riusciamo a fare questa piccola commissione. Io non le faccio quasi mai, anzi, anche nell'altra partita, quella mia privata dove sono mega avanti, non le ho praticamente mai fatte le commissioni, non so perché. Stanno antipatiche. Eccolo qua. Ottimo, andiamo a fare la commissione. Così ci pagano. Anche se quel pagamento non è che ci interessi più di tanto. Quindi ci interessa più di tanto. Allora, eccoti qua. Tu vuoi 1, 2, 3, 4 di questi e. Yeah! Allora, ci ha dato un po' di cose da
sparare a chi mangia. Allora spariamo a loro, che mangiano qualsiasi cosa e ci fa comodo. Poi facciamo lo stesso qui con questi, tanto non ha senso andare fino in fondo. Sono praticamente delle pattumiere ambulanti, basta dargli qualsiasi cosa di commestibile, te lo fanno fuori. E sono utile tra l'altro incrociare gli slime, quelli rosa, con tutte le altre specie, è un'ottima strategia per poter dare da mangiare qualsiasi cosa praticamente a quello che ne viene fuori. Allora andiamo avanti con sparargli via la cacchina e guadagnarci ancora più soldi. E qualcuno di voi potrebbe dire: ma perché Roby non l'hai fatto off camera? Perché non ho più avuto tempo di giocare a Slime Racers? Beh, in questo periodo ho un sacco di cose da fare e non è semplice riuscire a stare dietro a tutto: la pagina Facebook degli anime, il canale YouTube, poi io che ho gli anime in simulcast da guardare, le serie TV, impegni vari poi a casa, insomma non è facilissimo stare dietro a tutto quanto. Allora, e quindi adesso facciamo un episodio un pochino più soft, per così dire. Ok, perfetto. E questo qua assolutamente, che però non vado a vendere, vado a buttare dentro al magazzino per fare i cambi. Uno e due, perfetto. Dai. Queste chi è che le mangiava, le barbabietole? Scusatemi, non mi ricordo. Ah, voi. Ops. No. Spariamole qua dentro. Oh, cos'è? Fashion Pod Remover. Ok. Possiamo vedere cos'è. Special Fashion Pod Remover, Fashion Pod Accessori. Ok. In teoria è qui. Si è aggiunto e basta. Boh, vabbè, non importa. Allora, vendiamo questa e poi andiamo a fare un saltino anche nella caverna. Non ricordo se ho delle trivelle che stanno funzionando in giro, dovremmo recuperare anche quelle o in caso metterne delle altre. Adesso vediamo. Tante carotine. Vediamo sempre gli slime rosa. Così chi non ha ancora visto bene tutti i miei slime li può vedere oggi. Aprire qua. E direi di aumentare anche così. Andiamo nella caverna. Allora, qui abbiamo quelli radioattivi e con gli spuntoni qui. Devo dargli da mangiare. E quelli hunter che scompaiono, che ho incrociato con quelli rosa, così da poterli vedere meglio e di produrre ancora la cattina rosa di cui abbiamo tanto bisogno. Eccoci qua. Cattine prende. L'Odonium purtroppo ne vengono fuori poche, dovrei farne un'altra coltivazione se fosse, ma va bene. Tac. Tanto è sufficiente per adesso. E buttiamo un po' di quello che a caso. Guardate quante cattine che hanno prodotto il Crystal Port. No, basta. Le buttiamo dentro un paio. Ah, ho detto un paio. Due. Tre. Mi fastidio lasciarli in giro, anche perché sono pericolosi poi. E quello era di attivo. Persone in giro. E queste carote invece le sputiamo dentro a loro. Mangeranno qualcosa prima o poi. Avete fatto cacchina? Sì, dai, buttiamo via la Hunter Block. Sono carini tra l'altro, sono di ladri. Con la mascherina tutta così. Poi spariscono! Se ti avvicini troppo. Allora andiamo al laboratorio.
laboratorio di Dexter. Ci sono mille diavolerie. Ok, va bene. Lasciamo perdere i miei deliri. Che cosa ho avuto tutto qui dentro? Non so se buttare anche questi oppure no. Vediamo cosa c'è qui. Compriamo. 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 Compriamo tutto, no? Abbiamo fatto su un po' di soldi per cosa, sì. Anche se alcune cose non sono molto... No, non ho abbastanza soldi. Va bene, ne faremo su altro. Allora, di qua, vediamo un po', vediamo un po'. Dobbiamo fare un po' di trivelle. Quindi cominciamo con l'apiaria. Ne facciamo uno, due. Altra fan spump ce l'abbiamo. Qua, poi facciamo uno solo, perché non ne ho altro di pink plort. Anzi, ne avrei, ma dovrei andarlo a recuperare. Ah, i droni direi che possiamo fabbricarne almeno un altro. Ah, ne avevo già due, lol. Warp Mr. Weaver Fine Link, però non ho Royal Jelly. Peccato, perché questo è molto utile. Queste sono decorazioni, c'è qualcosa che posso fare? Così vi faccio vedere una decorazione. No, perché serve sempre il pink plort, che ho finito. Vabbè, cose curiose. Non so cosa siano. Royal Fashion Pod. Non lo so. Ok, allora andiamo a vedere anche questa cacchina. Aspetta, avevo messo delle trivelle. Sì, abbiamo le trivelle che funzionano. Anche qui, ma qui sono due. Pensavo di averne messe di più. Ok, va bene. Allora adesso andremo anche a dare un'occhiata alle trivelle da questa parte di qua. Allora, facciamo passare questa notte. Anche noi in realtà. Tanto non stiamo andando in un posto particolarmente pericoloso. E via, vendi la cacchina. No, ho perso una cacchina. Sì, guarda, di big money. Tra l'altro si possono spendere anche in altra maniera. Ad esempio per aumentare il grado qua di... Non ricordo come si chiama, del club. Entrando in casa lo vedete. Allora, Star Mail. Ok. Bob, hello, chickens. Hello chickens, chicken. Hello Bob, PS chicken. Ok. Un'altra sta mail. Questa qua sotto, no, questa è lunga. Vedi, questo qui. Lo paghi e ci sono delle cose in più, ad esempio. Tanto. E... Buffet. Visit Mochi Manor. Cos'è? Ho sbloccato qualcosa senza saperlo? Oh sì! Ho visto questo. Most amazing points of the far far range. Ok, non l'ho mai visto questo posto. No, pensavo fosse bloccato. Ah, di qua è bloccato. Oh, che figo! Davvero? Aspetta, diamo un'occhiatina da questo lato. Io volevo fare altro, ma è interessante questa cosa che non ho mai visto prima d'ora. Questo è un altro per le commissioni. Wow. Ma anche qua cos'altro c'è? Un altro teleport. Oh signore, che non ho mai visto. E un altro teleport ancora. Ok, abbiamo sbloccato una zona nuova. Molto interessante, che andremo ad esplorare meglio magari prossimamente. Vediamo che cosa vorrebbe questa donnina. Io vado avanti veloce perché non ho voglia di leggere in inglese, perché sì, dai. Quanta roba dice. Oddio, slime penia in un employer handbook. Ma che si apriva la slime pedia, non mi ricordo più. No, questa è una cosa per roba. Davvero, non mi ricordo più. No. Ma
questa è la mappa. Ok, adesso non so dove siamo. Infatti non lo so nemmeno io. E com'è che si apriva la slime? No, forse non posso farlo da qui, devo andare al coso. Non mi ricordo più. Allora, lui vorrebbe, anzi lei, perché è una lei sicuramente, questo plort in grandissime quantità e io non so dove prenderlo. Che mi abbia autorizzato ad andare dal lato di qua? No. Boh, forse ha sbloccato i portali? Ah sì, però è meglio non andarci adesso. Va bene, allora ragazzi, per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, e lasciate un bel like, che mi supporta sempre, e noi ci rivediamo in un prossimo video, ciao!